crisi ambientale, sociale, economica, al centro delle agende globali insieme alla rapida accelerazione tecnologica? Innanzitutto è una questione culturale di mindset. È ammirevole lo sforzo delle istituzioni e della governance globale di ricercare nuovi modelli educativi che sostengano un cambiamento di prospettive e un cambiamento di passo che sia radicale. Importante, ad esempio, è la discussione aperta lo scorso settembre nel network delle Nazioni Unite per soluzioni di sviluppo sostenibile con la pubblicazione Accelerare l'educazione agli obiettivi di sviluppo sostenibili nelle università. Tuttavia, da più parti, nonostante gli ingenti sforzi comuni già profusi, si evidenzia e si enuncia il fallimento del raggiungimento dei 17 goal, obiettivo di sviluppo sostenibile per il 2030. E allora la vera domanda diventa: come essere incisivi con questi sforzi da qui in avanti? Mentre inoltre l'emergenza sanitaria aumenta la complessità delle sfide e richiede una nuova visione, ancor più di insieme. Fornire alle nuove generazioni strumenti per affrontare la complessità e gestirla in modo proattivo oggi è primario. Con Fondazione Paoletti lavoriamo da oltre 20 anni a un modello pedagogico, pedagogia per il terzo millennio. Si tratta di una vera e propria disciplina nuova, la neuropsicopedagogia didattica, che finalizza l'interdisciplinarità dei saperi consolidati sul funzionamento cerebrale e origina una formula didattica ad alto impatto generativo. L'obiettivo è lo sviluppo di competenze e di approcci innovativi all'altezza del momento, con driver la più alta innovazione mai creata. L'uomo è la consapevolezza di sé, intesa come la capacità della nostra specie di partire dalla scena interiore per traslarla nella creazione di un mondo esteriore in grado di produrre soluzioni innovative. La matrice di base, rigorosamente, come dicevo, interdisciplinare, incentiva la genesi di una nuova fase, acronimo per filosofia, arte, scienza ed economia. Filosofia intesa come capacità di sviluppare una nuova visione, arte come innovazione, scienza come necessaria verifica e infine economia come vera sostenibilità. Secondo la struttura di fase, da oltre 10 anni facciamo interagire e fecondare scendevolmente uomini provenienti da diversi saperi, premi Nobel, relatori eccellenti. Tra i tanti, Mike Gazzanica, oggi uno dei più influenti neuroscienziati al mondo, ha definito l'esperienza così fortemente trasversale e incentrata sulla chiave della consapevolezza come l'università del futuro, di cui tutti abbiamo bisogno. Qual è la competenza centrale per un futuro davvero nuovo e sostenibile? L'intelligenza del cuore, creativa, che vitalizza le emozioni e rafforza l'ingaggio autentico delle persone, capace così di creare obiettivi comuni. Allora anche le agende politiche vedranno crescere i frutti dei propri ingenti e significativi sforzi. Il mondo esteriore non è altro che la proiezione del nostro mondo interiore. Oggi la fisica quantistica apre nuovi orizzonti in questa direzione e ci sostiene. La pace interiore genera la prosperità esteriore. E così allora nasce la visione di un nuovo impegno: curare
e accrescere la consapevolezza come obiettivo prioritario della formazione da qui in avanti. Per costruire il futuro che vogliamo, pronti, aperti, disponibili, resilienti, rispetto ai cambiamenti e alle sfide che ci si presenteranno. Grazie.